Salve a tutti. Allora, dicevo, spero che si senta bene perché purtroppo la mia connessione questa sera è un po' ballerina. E da coordinatore del gruppo Pagliata Venice vi parlo appunto di una libreria molto famosa per gli utenti Python. Visto che non so all'incirca qual è la media. Se conoscete la linguaggio, Python è un linguaggio di scripting per tutti gli usi, fondamentalmente. È molto comodo sia per automatizzare si fa script di automazione sul browser o anche sul file system, può integrare applicazioni, è molto comodo ed è nato come linguaggio di scripting base. Poi nel tempo si è evoluto e adesso è la versione 3.8 e la vecchia versione 2 qualcosa è ormai dismessa. Essendo un linguaggio di scripting non è particolarmente performante, eppure ha avuto un grande successo sul mondo delle elaborazioni scientifiche, per la semplicità del linguaggio essenzialmente, ma anche grazie al fatto che ci sono delle librerie che ne aumentano la forza perché sono scritte in C ed hanno un binding solamente in Python, quindi non si va più a utilizzare l'interprete direttamente, ma si vanno a utilizzare appunto dei compilati in C per la propria macchina. Noi è la base di tutte le librerie, o comunque di una gran parte delle librerie. Per l'elaborazione dati, fondamentalmente. Se mi senti? Adesso sì. Ok, forse battendo lo spazio ho beccato la strada. Dicevo, faccio un breve excursus delle strutture dati di Python, che vanno ovviamente dalle variabili, che sono tipizzate, ma non serve dichiararne il tipo. In questo caso vedete le classiche stringhe di caratteri, le conversioni. Beh, qua volendo può essere così la conversione di un intero in stringa e i numeri. Se noi proviamo a sommare una stringa con un numero, esce un errore. Questo giusto per inquadrare un po' il linguaggio. Ci sono vari tipi di primitivi e il linguaggio mette già a disposizione dei raggruppamenti. Uno su tutti è la tupla, che è un insieme di variabili che possono essere di qualsiasi tipo al loro interno, e dà la caratteristica di non essere modificabile, quindi è leggermente più performante. In questo caso, in questo esempio che ho fatto, potete vedere la definizione di una funzione, che è semplicissima nel linguaggio, che non fa altro che prendere i parametri in ingresso, metterli all'interno di una tupla attraverso queste parentesi, le più esterne, e niente, modificare un po' di valori. Il risultato lo vedete qua sotto sull'out. E chiamando la funzione, banalmente, esce tutta la tupla. Quindi questo è molto molto comodo nel linguaggio, la possibilità di poter fare un return di un'aggregazione di dati, senza dover creare una classe o una struttura apposita. La struttura più usata in assoluto sono le liste. Le liste sono modificabili rispetto alle tuple e ordinate. Anche le tuple sono ordinate. La cosa interessante è che sia le tuple che le liste sono indicizzabili, quindi sono accesso casuale. In questo caso si possono anche impostare i valori banalmente mettendo il simbolo di assegnazione uguale. Le liste a loro volta possono essere composte da elementi eterogenei. Di solito, buona norma è non mescolare troppo i tipi. Però, come potete vedere, creare una lista di tuple, in questo caso, è veramente semplicissimo. Qui vedete un risultato solo, una tupla unica, solo perché ho richiesto l'indice 1, che è questa qui. Ok,
Gli indici in Python sono molto flessibili. Ad esempio, esiste la possibilità di beccare l'ultimo elemento semplicemente mettendo meno 1. Infatti, esce l'ultimo elemento della lista. Un'altra cosa, e questa la vedremo, chi vorrà approfondire la libreria NumPy la vedrà molto bene, è lo slicing, ossia la possibilità di affettare una lista dall'indice 1 compreso all'indice 3 escluso. Il risultato è questo qua, quindi gli ultimi due elementi in questo caso, in quanto la lista è 1 e 3. Dizionari, che sono anche chiamati mappe in altri linguaggi, si creano, allora abbiamo visto le parentesi tonde per le tuple, le quadre per le liste, le graffe per i dizionari. I dizionari sono praticamente dei chiave-valore, si definisce una chiave e un valore. Le chiavi devono essere tutte dello stesso tipo, in questo caso sto usando delle stringhe, e recuperare dati è semplicissimo, basta usare sempre il concetto di indice, quindi tra parentesi quadre, mettere la stringa in questo caso il valore che mi interessa, e anche assegnarle è molto semplice perché vengono autoassegnate. Se non c'è il 444, crea la chiave e ci aggancia l'elemento. In questo caso il comando items serve per ottenere tutto il contenuto del dizionario. La cosa interessante è che items ritorna una lista di tuple, come abbiamo visto prima. Quindi c'è sempre questo utilizzo. Gli array esistono, sono ancora mantenuti all'interno di Python, hanno un significato particolare. Il loro significato è una lista fondamentalmente omogenea di dati, e sono praticamente solo i dati numerici, si possono mettere in questo genere di vettori. Sono ottimizzati nel senso che, per chi è abituato a linguaggi classici, sono in memoria delle celle di memoria consecutive, quindi hanno performance decisamente migliori, anche se un po' più restrittive per quanto riguarda il fatto che devono essere solo di un tipo. Cioè, in questo caso, per esempio, tutti interi senza segno, la L sta per questo. Per utilizzarli, il linguaggio ha bisogno di un aiutino, nel senso che bisogna indicare che dal modulo array vogliamo utilizzare gli array, mentre tutte le altre sintassi che abbiamo visto prima sono native, non serve fare nessun import. Gli array rispettano sempre la convenzione degli indici, hanno la possibilità di fare l'append, che questo lo trovate anche nelle liste, però bisogna appunto rispettare il tipo. Qui ho provato ad aggiungere una stringa. Bene, veniamo a NumPy. NumPy è nato ed è un progetto open source, è rilasciato con licenza BSD3 e serve essenzialmente come base per tutte le altre librerie, tra cui quelle di machine learning e deep learning e compagnia cantante, anche quelle di grafica, ad esempio, tipo OpenCV per l'elaborazione del computer vision dell'immagine. Perché è famosissima? Perché l'hanno pensata molto molto bene, ossia hanno deciso di implementare una serie di funzioni, sono tantissime, legate unicamente al calcolo vettoriale e matriciale, in maniera che poi sopra chiunque potesse costruire qualcosa. Quindi NumPy non sempre lo utilizzerete in maniera diretta, ma spesso si trova sotto molte altre librerie che esistono. Vi sconsiglio tra l'altro di usare gli array di Python, perché con NumPy vi risolvete gran parte dei problemi, ed è praticamente installabile ovunque. La convenzione per usare NumPy, dopo averlo installato, per installarlo spesso, per chi non è pratico, si usa un programma che si chiama pip install NumPy. Ecco, se eseguite la linea di comando
Questo qui è il gestore di pacchetti PIP, mi installa NumPy sul sistema. Per utilizzarlo basta fare import NumPy. Nei libri trovate e nei tutorial sempre as NP, per cui useremo la convenzione standard. NumPy nasce sempre come array unico, monodimensionale, e viene definito appunto citando il modulo, in questo caso l'alias NP. La funzione array o ndarray, dipende se si vuole creare in multidimensionale, ma essenzialmente questa qui è quella più usata. Come vedete, crea un array, banalmente una fila di dati tutti dello stesso tipo. Altre funzioni che troverete spesso è la funzione arrange, che crea un range, quindi ricrea lo stesso vettore, solo che vi dico banalmente da 1 a 6, escluso il 6. Questa è interessante perché lo possiamo scomporre. Così si entra un po' anche nella mentalità della libreria. Arrange crea un array di 5 elementi partendo dallo 0 e arrivando al 4, quindi il 5 è escluso. Però se io sommo che tastiera ho, se io sommo 1, che non è un array, lui in realtà va a sommare ad ogni elemento il valore 1 scalare. Quindi vettori array. Ecco. Ok. Ti dicevo, una proprietà che viene utilizzata tantissimo ed è ultra comoda è il fatto che gli array hanno la capacità che quando gli si somma uno scalare normale, di sommare ad ogni elemento quel valore lì. Vale per tutte le operazioni. Nel senso che qui si può fare anche così, ad esempio. Questa cosa qui si chiama vettorializzazione ed è la forza di NumPy, cioè per evitare di scrivere i cicli che esiste, cicli for o cicli while in Python, che è lento, quando si vuole tirare fuori le performance è un po' lento come linguaggio. Questo evita di passare per i cicli Python e va direttamente sì, in CPU fondamentalmente, va ad eseguire calcoli qua, ma è molto più performante. Si può fare la stessa cosa che avevo fatto prima col P1, sommando due vettori della stessa lunghezza. In questo caso ho sommato questo con questo. Once crea, in questo caso, 5 elementi del valore 1.0 in formato float, ed è per quello che li vedete col punto qua. Nei vettori e nelle matrici il passo è abbastanza breve, nel senso che quello che abbiamo visto prima crea un vettore di una dimensione. La funzione reshape cambia il formato del vettore, in questo caso l'ho spezzato in due perché ho chiesto appunto due dimensioni. Se voi guardate è un array, una lista se vogliamo, di due elementi. E mettendo un meno 1, NumPy è così furbo che l'ultima se la calcola da solo. Tre dimensioni. Ovviamente i conti devono essere fatti bene, nel senso che se mettete un numero a caso, sono 6, vediamo se non 6 funziona. Ecco. Se mettete un numero che non c'entra nulla, che non si riesce a ricreare la shape, o comunque un'immagine, una matrice anche multidimensionale corretta partendo dai dati che abbiamo, va in errore. Gli indici NumPy sono importantissimi perché quando si iniziano ad avere anche milioni di dati, bisogna riuscire a tirarli fuori. Quindi, per il nostro esempio, crea un vettore che è una matrice a 3 dimensioni. Mettendo banalmente lo 0, estraggo la prima dimensione e quindi abbiamo questi dati qua. Vector, per capirci, è fatto così. Se io prendo solo lo 0, prendo il primo elemento. Per prendere le successive dimensioni non si rimette qui la grafa, ma si usa questa sintassi con la virgola. Questo è importante, a me all'inizio aveva un po'
un po' strano. E quindi abbiamo preso questo elemento qua e ovviamente posso arrivare fino alla dimensione massima, quindi prendere l'ultimo elemento, questo qui. Sbagliare nel fare reshape, nel prendere gli elementi è all'ordine del giorno. Un'altra cosa interessante che si può fare con gli indici è quella di indirizzare un array. Quindi io qui ho un range che è questo qui che vedete qua sopra, un commento. Questo è un commento in Python. L'indice 1, 3 e 5 becca gli elementi alla posizione 1, 3 e 5. Quindi io uso una lista come praticamente un insieme di indici e vado a prendermi i valori. Questo è interessante, è fondamentalmente il funzionamento di quelli che in informatica vengono chiamati index buffer. La roba carina, qui metto un piccolo esempio, è questa qua, cioè io posso crearmi delle combinazioni che potrebbero essere dei colori, crearmi delle scelte attraverso degli indici strutturati e ricreare, pescando da queste combinazioni, un vettore particolare come mi interessa. Questo secondo me è un esempio magari per un neofita un po' complicato, però dà l'idea di quanto è potente la libreria. Come tutorial di base, se non vai, si finisce tipicamente con le maschere. Le maschere, qui prendo un vettore. Magari lo vediamo prima il vettore. Questo è il nostro vettore. Si possono generare delle maschere booleane. Cosa vuol dire? Qui, come vedete, per ogni elemento del vettore viene applicata questa formula. Questa formula viene tradotta nel fa il modulo per 2, quindi dividi per 2, se il resto è 0 è true, altrimenti è false. E quindi qui fondamentalmente ho un array binario che mi dice quali sono i numeri dispari in questo caso, pari. Sì, in questo caso sono dispari, ho girato le label. Questa è la negazione. Forse perché il vettore parte da un. Vabbè. Come vedete è il contrario, cioè la negazione logica. La cosa interessante è che se io prendo il vettore e chiedo i numeri dispari, mi tira fuori quelli che coincidono col true nel vettore. Quindi è una cosa che quando per esempio si fa un'elaborazione di un'immagine, appunto, in computer vision, per esempio, le maschere sono utilizzatissime. Sotto hai una matrice 2x2 di due dimensioni gigantesca con tutti i pixel, magari con un'altra dimensione profonda 3 per avere i vari colori, e si va a applicare una maschera booleana per togliere delle cose. Quindi, per esempio, quando su GIMP o su altri o su vari programmi si fanno delle maschere per togliere lo sfondo, eccetera, questo è il principio di base. Non mi dilungo molto, tranne per dire che c'è un'infinità di operazioni che sono velocissime in Python. Quindi, quando si parla di migliaia di dati, non c'è nessun problema. Si può arrivare benissimo a milioni su un PC normale, tipo il mio portatile, ho già elaborato diversi giga di dati puri in formato matriciale e ce la fa. Poi quando le cose diventano troppo grosse bisogna passare ad altri modelli che però tutti si ispirano a NumPy. Infatti chi bazzica nel mondo del deep learning, per esempio, avrà sentito parlare di PyTorch. PyTorch non è altro che NumPy, però dedicato all'intelligenza artificiale, deep learning, per le reti neurali. Io mi fermerei qui perché poi le cose si complicano presto in intro. Anche perché siamo arrivati proprio a 000, per cui Ottimo. hai spaccato il secondo, come si suol dire.
Adesso c'è ci sono un po' di minuti, Sì. possiamo dedicare alle domande e alle risposte. Sì, spero di riuscire a E quindi rispondere. io invito, come al solito, le persone a fare le loro domande qui in chat, oppure in alternativa nel nostro gruppo Telegram, che è quello dell'End Summer Camp, oppure direttamente, diciamo, togliere il mute al microfono e farle direttamente. Allora, ti faccio una domanda io. Allora, questo software, in realtà io l'ho visto anche all'ESC, Sì. sostanzialmente spesso viene messo a lavorare a braccetto con Pandas. Quindi se vogliamo poi spiegare la relazione fra i due e le maggiori applicazioni che si possono avere. Diciamo in questo caso. Sì. Assolutamente, come dicevo, NumPy fa da base a molte librerie, sia grafiche che di elaborazione dati. Pandas di fatto è un insieme ispirato dal linguaggio R, dai dataframe di R, che serve per analizzare tabelloni di dati. Quindi si prendono delle serie, per esempio ha diverse funzioni molto comode per leggere il CSV, per leggere l'HTML, le tabelle in HTML, per fare un sacco di estrazione dati molto semplice, che fondamentalmente crea una tabella. Quando hai una tabella, hai le tue colonne e un indice. Tutte le colonne sono array NumPy. Quindi loro cos'è che hanno fatto? Hanno preso già l'abilità e l'utilizzazione di NumPy a lavorare su un vettore, tutti di un stesso tipo, perché le colonne matematicamente parlando su una tabella dovrebbero essere omogenee. Ovviamente Pandas aggiunge tutta una serie di trucchi per riuscire a gestire al meglio questa cosa, però già sembra da arrivare ad avere questa colonna omogenea, e su di essa poi si possono fare un sacco di elaborazioni, anche se Pandas più che elaborazioni fa preparazione di dati. Da Pandas poi a passare, che so, ad esempio, alla libreria di visualizzazione come la Matplotlib o Seaborn o tutte le altre, comunica grazie al fatto che sotto c'è sempre NumPy. Poi, ad esempio, da Pandas elaboro, che so, pulisco soprattutto, Pandas è ottimo per questo, pulisco dei dati che ottengo da un dataset, magari in rete o mio. Quando ho pulito questi dati, ho capito come sono messi, li passo a librerie come scikit-learn per farne poi un'analisi con machine learning, e non contento, alla fine potrei arrivare anche dentro TensorFlow per deep learning o PyTorch che citavo prima. PyTorch prende la stessa sintassi, non fa la stessa idea, solo che utilizza i vettori per fare dei gradienti, cose un po' più complicate, e addirittura accelerate in GPU. Mentre NumPy di natura sua non ha accelerazione GPU, che va tanto di moda ultimamente, perché effettivamente per fare operazioni vettoriali su numeri a virgola, i GPU sono delle bombe. Ok, abbiamo un'altra domanda, non so se hai già risposto, era di Max e dice: Pandas si basa su NumPy? Esatto. Tra l'altro, non so se l'hanno tolto, ma dentro Pandas puoi fare tipo da un dataframe.np e ti esce il namespace NumPy. Quindi sì, è basato su NumPy. E questo è fantastico, perché in vero stile open source, se c'è una cosa ottimizzata che va bene, non solo l'hanno integrata, ma gli sviluppatori di Pandas hanno anche dato un enorme contributo a NumPy per migliorare come progetto a sé stante, perché Pandas è nato nel mondo finanziario, quindi c'era qualche soldino che girava, e quindi sono riusciti a fare un progetto abbastanza corposo, ecco, che ha dato anche da mangiare quelli di NumPy. Bene, allora, se non ci sono altre domande,
Però abbiamo ancora un minuto, se qualcuno ancora ha una domanda ci sarebbe spazio per l'ultima. Se invece non ci sono altre domande, io ricordo che questo tipo di talk normalmente vengono svolti in un meetup che è il meetup di PyData Venezia, di cui Omar, che ringraziamo molto per essere stato qui con noi stasera, è coorganizzatore. Quindi se vogliamo dare qualche riferimento del meetup. Sì, guarda, adesso metterò in chat eventualmente il link per iscriversi e rimanere aggiornati. La Nel versione caso online sapete. è iniziata grazie a Sebastiano e credo verrà mantenuta anche in futuro. Un'ultima domanda al volo che sta arrivando, sempre di Max, dice: esiste un tutorial per NumPy? Abbiamo già visto un po' stasera, comunque eventualmente credo che anche nel gruppo Meetup Venezia siano poi linkati diversi Sì, tutorial. allora, quello che ho fatto io stasera, utilizzo un software, un Jupyter Notebook, metterò anche il link del repository del PyData dove c'è questo tutorial. Se hai un Jupyter Notebook lo puoi seguire. Comunque, ti metto anche il link di NumPy, numpy.org. Ce ne sono una marea, ho scelto NumPy proprio perché è la più famosa delle librerie, ne trovi una marea, forse anche in italiano trovi. Ultima domanda al volissimo proprio di Baubox, una domanda veloce veloce, che IDE usi per Python? Nessuno, io uso Vim. Trovo che sia talmente semplice come linguaggio che non ha bisogno di fronzoli per funzionare. Risposta veloce di Baubox, top, punto esclamativo, lo facciamo. Bene, allora io direi che possiamo ringraziare Omar ancora una volta per essere stato con noi. Il video poi verrà messo online. E poi ovviamente trovate il link a PyData Venezia anche nella pagina di Progetto 42, siccome poi PyData Meetup di Venezia è una delle community che supporta il progetto. Potete trovare ogni tanto qualche aggiornamento anche nella nostra pagina. Grazie mille e A voi. passiamo al prossimo relatore.